Mamma, non voglio più andare all'asilo, voglio andare a Fermi. La Giulia è sempre felice, dice che le sue maestre sono tanto brave. Il Fermi è una scuola superiore paritaria. Quando diventerai grande ci andrai anche tu. Istituti paritari Fermi, tecnico, amministrazione, finanza e marketing e unico in provincia, liceo sportivo paritario. Istituti paritari Fermi, studio e sono felice. Antonio Ferrara, Mangiare la paura, un libro, un racconto, una storia drammaticamente attuale. Ecco, di cosa si tratta? Si tratta della storia di un ragazzino kamikaze che scopre di essere tale, mentre all'inizio pensa di essere un semplice studente di una scuola coranica, una madrassa di Islamabad in Pakistan, e poi scopre tragicamente appunto che in effetti non sta solo studiando, ma c'è qualcuno, qualche cattivo maestro, per così dire, che lo sta allevando perché diventi un ragazzo bomba, che a 13 anni impara a guidare un'auto, carica con esplosivo e deve compiere la sua missione. Non vi dico naturalmente come finisce la missione, ma il libro, già a cominciare dal titolo, Mangiare la paura, vuole essere un piccolo grande contributo per fare chiarezza circa gli incubi che ormai attraversano tutto il mondo occidentale, non solo, e che fanno sospettare che la paura possa travolgerci, mentre la paura appunto bisogna mangiarla, digerirla, metabolizzarla, dunque elaborarla. La narrativa non è saggistica, non è cronaca, non è storia, è un modo emozionante di prendere gli adolescenti alla pancia o al cuore, se preferite, per poi portarli al cervello. È quello che fa il cinema, che fa la letteratura, soprattutto per ragazzi, da un po' di anni, e quindi quella che può dare forse il contributo più importante, un contributo formidabile nel prenderli dal punto di vista delle emozioni. E l'emulazione nasce sempre come rischio di essere trascinati dalle emozioni. La letteratura per ragazzi è un modo per fare appunto educazione sentimentale, persino politica, spirituale, cioè provare a dare nome e condivisione alle proprie emozioni e quindi dominarle. Se io penso alla passa la parola, subito mi viene in mente la città di Modena, mi vengono in mente le scuole della città di Modena, mi vengono in mente le piazze della città di Modena. Mi viene in mente anche il fatto che nella visione di una, diciamo così, di un uomo integrale, la parola occupa un posto fondamentale, e soprattutto quest'idea che di passare la parola da una bocca all'altra, da un pensiero all'altro, da una testa all'altra, da una città all'altra, sta proprio il fatto di sentirsi comunità, e come comunità noi possiamo affrontare qualsiasi sfida. Affrontare le sfide insieme poi permette anche di fare insieme queste belle iniziative come Passa la Parola. Sì, come diceva prima l'assessore Cavazza, quando abbiamo salutato i ragazzi e gli insegnanti, nella sala del Consiglio Comunale si sono prese tutto un insieme di decisioni, sia rispetto all'abbellimento, alle manutenzioni di alcune scuole, ma anche a dare contributi o anche i patrocini che permettono di poter venire nel Palazzo Comunale, ma anche in tante sale e in tante piazze della città, per svolgere manifestazioni come questa che aiutano i ragazzi ad avere una visione anche culturale un po' ampia, per cui sono sollecitati a fare un po' di più. E questo grazie, ripeto, al Centro Sportivo che ha finanziato come la Fondazione, ma anche alla buona volontà e alla voglia e al fatto di crederci di tanti insegnanti.